Signore e signori, benvenuti su Briciole di Disney! Briciole di Storia riprende il percorso che vi porterà a fare tutti e 3.000 i topolini. No, speriamo di no, un po' troppo. Piano piano li faremo tutti. Siamo nel 1968. Numero 667, quindi sotto il numero 1000. Topolino che è storico. Quindi Zio Paperone, un traguardo difficile con Rocker Duck, che io chiamavo Rocker Duck. Vabbè, però, da bambino, anche abbiamo basettoni e non bassettoni. Aeroplani, guarda gli aeroplani, guarda gli aeroplani. C'è uno che ce l'ha blu e l'altro rosso. Eh sì, ma Zio Paperone, che è più, non voglio dire taccagno, ma è più attento al risparmio, ha un vecchio aereo Erika. Certo. Rocker Duck, invece, che è uno spendaccione indecente, ha un nuovo aeroplano a reazione. Secondo me viveva meglio Rocker Duck, era un po' invidioso, viveva male per quello, ma se no si divertiva di più. Qui una delle loro gare, ma subito vediamo qualcosa di... L'inserto magico? L'inserto. Di non c'è più, nel senso, che cos'è? È una cartella. Una cartella da scuola, si premeva qua e questa si apriva magicamente. È piccola, è per le elementari. Sì, 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 per le elementari con Amelia e i personaggi Disney. Qui invece io sono Regismondo. Sono astucci questi qua. Astucci? Ah, guardate, sì, è vero. Sono astucci. Qui c'è la ridistribuzione, bellissimi. Tu aprivi e dentro questo. Mamma, averne uno di questi, vi giuro, adesso io lo adorerei, lo terrei in vetrinetta, ma allora, questo dei cowboy non mi esalta particolarmente perché non ho mai amato tanto il West, ma questo è bellissimo. Con gli astronauti. E questo con le moto. Agostini. È bellissimo. Uno dei due sarà Agostini. Poi abbiamo... guarda questo. E comunque all'interno aveva sicuramente la gomma, il temperino, il righello, la penna delle matite e le matite colorate. Poi abbiamo anche i cani e i gatti. Dice che cos'è? Dice che è drag car. Comunque è una Ferrari, si vede dal simbolino qui. Certo, una Ferrari. E ci sono anche di qua. Quindi abbiamo questo che probabilmente prima con l'uno per il primo anno di scuola. Questa per i nostri amici artisti, più artistoidi. No, perché dentro ci sono i tubetti anche di vernice. E qui ci mostra il retro, un'altra cartella invece un po' più femminile rispetto a quella sulla copertina. E per tua sorella l'elegantissimo Studicar, un modello della serie. È brutto. È di plastica fondamentalmente, una sorta di plasticone. Però gli astucci sono meravigliosi. Un'epoca proprio in quella pubblicità, come sempre. Carolina della Sebino, che probabilmente fa finta anche di camminare, ma non può farlo perché allora non camminavano le bambole. Operazione Luna, se lo sai rispondi, quindi potevi vincere questo gioco. Collezioni. Le collezioni. E che roba è? Qui sono collezioni di biglietti del cinema. Tristezza, e qui figurine che si attaccavano con la coccoina, eccola lì, cioè una colla col pennello. Qui abbiamo francobolli, fiammiferi e conchiglie tristi. Qui abbiamo Pippo che quando sarò grande per i Mac, oggi. Ah, poi mettete il pigiamino. Cronaca di Topolino, questo è tutte le volte, lo ripeto. Chissà come sono oggi queste persone, esempio Valentina Manzo e Paola Antonucci di Napoli. Vediamo qualcuno di Milano, se c'è, no, c'è Padova. Diana Marina Micca di Padova. Allora, siamo nel 68, hanno 5-10 anni, quindi adesso ne hanno una sessantina. Sì. Questi sono i punti del Topolino, del club di Topolino, che servivano per cose che io non ricordo perché ai tempi non ero ancora nato. Qui abbiamo storie bellissime perché sono senza tempo. Quando si parla di senza tempo, Topolino lo si può dire. Top Secret Rivarossi. La locomotiva a vapore della Rivarossi è meravigliosa. Con dei costi, insomma, anche per allora alti. Le barzellette evitiamo di leggerle. Passiamo avanti. Abbiamo Mark Toys Marchesini. Con la lancia, quella con il doppio faro. Questa non so cosa sia, questa non so cosa sia. Questa. Scala 1:21, modelli auto sportive con movimento 1:21. A frizione. Con movimento a frizione, quindi dovevi spingerle e poi lanciarle. Enormi, sì. Belle. Ne voglio una. Qui abbiamo una storia di un orso che probabilmente... Già allora c'era questa cosa che gli orsi... Ancora barzellette di Chip e Chop. Qui abbiamo la BMW 2000 CS. Della solido, una Cabar, mi presenta Micaela,
Ma è una sedia a dondolo brutta. Sì, sicuramente cade in avanti, ma c'è anche il girello e il seggiolone. Vediamo una storia, prima o poi leggeremo anche quelle, poi non possono mancare, in questo caso vabbè, due giochi in scatola e armi. Che armi abbiamo? Allora qui? Abbiamo, giochiamo al Marine, forza d'assalto, di corsa, siamo pronti, forza, in mano le armi, quelle vere, Molgor Attack, il fucile Mitrak da 10 colpi con canna, e calcio ripiegabili, Mondialino, il fucile dal colpo facile, Marines, il fucile mitra americano, e viva Molgora, il vero Marine spara Molgora. Quindi ha già 4-5 armi diverse. Pronte. Questo qui invece è peggio ancora, perché qui inseriamo anche, oltre al fatto delle armi, inseriamo il fumo e la cattiveria contro gli indiani. Arrivano gli indiani. I nostri, gli indiani attaccano. Un urlo, il grido di guerra, avanti, mano alle armi e munizioni, quelle vere, Molgora corre il revolver, cowboy, Ringo Colt, il revolver per il duello, Pecos Bill, il revolver del leggendario eroe del Texas, e viva Molgora, il vero bla bla bla. E le armi andavano, insomma, anche oggi, cioè, il Nerf è un esempio, però sono un po' diverse. Mondadori, rimorchiatori in regalo, qui abbiamo dei pennarelli che fanno un po' almeno di equilibrio con le armi. Corgi Toys, la Jaguar 4.2 litro quelli, tipo E. Loro facevano vedere tutti gli splendidi cose che potevano, cioè questo qui si vede. Il cofano apribile con il motore realistico dentro. Certo. Il portellone posteriore che si apre come in quella originale, con dentro tutte le cose che devono esserci. La porta apribile e sedile reclinabile in avanti per far entrare il passeggero dietro. Improbabile passeggero. Qui abbiamo Francesco Baracca, quindi Salvatore Gotta risponde a, e quindi un lettore dice, su Francesco Baracca in particolare il suo aereo. Baracca non ha lo stemma a 6 punti, e men che meno un'insegna tedesca. Ha due apparecchi austriaci e due abbattuti. Adesso Diari BCBC, me ne ricordo, sono bravi. Pirata Barbanera, credo che sia un film, un telefilm, non lo so. Anche qui abbiamo qualche pubblicità dedicata, questa è una 500, la Giulia e la Mercedes, mini Mercedes. Ma che brutte le potevi. Le ruote sono collezionate. E qui dei distributori di palline con regali. Bang, qui sono i caricatori, le miccette che si mettevano dentro le pistole. Fantastico, mi ricordo. Qui sto correndo la musica, abbiamo l'Albo d'Oro, Maestro Improvvisa, un'ultima storia e... andiamo, già guarda le macchine in fondo, una Ford Mark II e si chiude con Polistoys, Fiat 124 Spider e Ferrari 330 GTC Pro Blu, che brutta. Questa discutibile, cioè nel senso che è bellissima però, questa invece era una cosa bella che potevano avere tutti i giovani, insomma con qualche soldo potevano. E con questo chiudiamo. Splendido zio Paperone. Assolutamente, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!